Bene, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Grazie di aver ricevuto l'invito, soprattutto agli esperti che oggi qui abbiamo. Allora, intanto questa è un'iniziativa promossa da NP Solution. Tra i nostri clienti abbiamo molte organizzazioni non governative. Abbiamo trovato in questi 2 anni, quasi 2 anni, insomma, di applicazione o perlomeno della pubblicazione dei nuovi schemi di bilancio, abbiamo trovato, come dire, da un lato problematiche molto specifiche relative al mondo delle organizzazioni non governative, abbiamo anche trovato, come dire, approcci diversificati, tutti molto simili come dire, come problematiche da affrontare. Per questo abbiamo deciso di affrontare questo tavolo di confronto, da un lato perché riteniamo che le risposte al momento non possono essere, non le riusciamo a trovare direttamente nella norma, e quindi probabilmente le risposte ad alcune questioni che sono state, che sono emerse in questo periodo dell'applicazione dei nuovi schemi di bilancio, le troveremo via via nella prassi, no? Che forse è probabilmente una prassi che è giusto che progressivamente le organizzazioni non governative si possano autonormare, ecco, come dire, per comunque è un webinar specificatamente rivolto alle organizzazioni non governative, ma direi che possono interessare tutte quelle organizzazioni che hanno a che fare comunque con dei grants, quindi con dei finanziatori, che hanno a che fare con la realizzazione di progetti, di programmi, di interventi attraverso delle risorse che vengono conferite da enti finanziatori. Quindi interessa a tutte quelle organizzazioni che hanno, appunto, attingono a volte a diverse fonti di finanziamento per realizzare progetti, hanno partner, hanno rendicontazioni. Spesso, come dire, tutta questa attività, cioè lo schema di bilancio, l'impianto contabile, l'amministrazione, era un punto di riferimento per queste organizzazioni, soprattutto nella gestione dei progetti e quindi nel controllo di gestione. Aver introdotto uno schema di bilancio ben, quindi prescritto, quindi ben definito, dove viene definito che comunque la rappresentazione delle attività a bilancio viene riportata per natura, sicuramente ha introdotto una grossa novità per alcune organizzazioni, e questo è un primo aspetto. Comunque, l'interesse, il focus di questo webinar è essenzialmente questo, per questo è rivolto alle organizzazioni non governative che tipicamente hanno questa attività, però anche altre organizzazioni sicuramente lo troveranno di interesse. Bene, allora in questa tavola presento intanto i partecipanti. Abbiamo con noi Giampiero Catania, responsabile amministrativo del VIS. Grazie Giampiero di essere intervenuto. E Fabrizio Rizzi di Manitese, responsabile amministrativo di Manitese, e Tommaso Ceramelli, responsabile amministrativo di WeWorld, e Alessandro Grassini, segretario generale di Accode. E poi con noi sempre una grossa colonna che ci dà sempre una mano, il professor Travaglini, esperto appunto di queste cose, che ci darà qualche consiglio, ecco, su come affrontare e su come stiamo affrontando, perché ormai è passato, dicevo, ormai siamo oltre un anno e mezzo, e quindi su come stiamo affrontando. Quindi chiederei adesso un po' con ordine di apparizione, visto qui nella schermata, che impatto ha avuto quindi a Giampiero, a Fabrizio, a Tommaso, ad Alessandro, che impatto ha avuto nelle vostre organizzazioni. E intanto la riforma, se questa ha già trovato in qualche modo applicazione o su cui state lavorando, quali sono gli aspetti che ritenete critici o comunque o anche come opportunità. Io della riforma, per lato NP Solution, abbiamo sempre detto, al di là del merito della riforma e dello schema di bilancio, la vediamo come opportunità perché comunque abbiamo un punto di riferimento da cui partire. E niente, quindi adesso, prima di darvi la parola, alcune cose logistiche. Siamo al momento, siete entrati, abbiamo circa 130 partecipanti.
È una tavola rotonda aperta, non vi daremo, potete scrivere in chat tutte le domande, anzi vi prego di intervenire perché i vostri stimoli potranno essere ulteriore, come dire, oggetto di confronto e consolidamento di quello di cui stiamo parlando, di prassi che si possono via via consolidare. Dovrebbe tra poco anche entrare Fulvio Vincenzo, che è appunto membro del consiglio di amministrazione di AOI, delegato proprio alla trattazione di questo aspetto. Dovrebbe arrivare, aveva un po' di ritardo, comunque si dovrebbe collegare anche Fulvio. Bene, non so, Giampiero, do un po' a te vi prego magari brevemente un intervento per dare i primi stimoli a Claudio per la trattazione di queste problematiche a cui ho dato un accenno. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, intanto mi riconducevo un attimo al tuo stimolo, l'impatto che sta avendo la riforma del terzo settore sulla nostra ONG. Allora, noi abbiamo approvato il bilancio proprio ieri, quindi sono ancora abbastanza provato dalla fresca approvazione, quindi comunque è andata bene. E tra l'altro ieri abbiamo anche approvato il nuovo statuto, ovviamente conforme di LGS. Quindi diciamo questi sono il primo passo che abbiamo fatto noi come adeguamento alla riforma. E ovviamente abbiamo anche confezionato, elaborato il bilancio sociale secondo i dettami appunto delle linee guida che sono uscite sul tema. Insomma. Quindi questo è diciamo come architettura generale. Rispetto all'adozione degli schemi di cui stiamo parlando oggi, noi abbiamo rimandato la cosa all'anno prossimo, e ciò non di meno, comunque, noi arriviamo da un percorso abbastanza graduale in cui, da quando io sono al VIS, insomma dal 2016, ho comunque adeguato l'impianto contabile, secondo tra l'altro l'impianto del codice civile, che era quello a cui bene o male mi sono sempre un po' rifatto anche nelle mie precedenti esperienze lavorative. E per cui nel 2019 abbiamo elaborato un nuovo piano dei conti e abbiamo adottato gli schemi ordinari, insomma, del codice civile. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, ovviamente secondo lo schema della solvibilità crescente. Liquidità crescente rispetto all'attivo e della solvibilità crescente rispetto al passivo. Mentre per quanto riguarda il conto economico, ci siamo mantenuti bene o male negli schemi previsti dall'Agenzia del Terzo Settore, quindi per aree di attività con uno schema a scalare. E quindi al momento e fino al 2020 siamo così configurati. E quindi ecco, appunto, da oggi abbiamo cominciato un po' a metterci la testa, anche se abbiamo tutti un po' cominciato a leggere tutto quello che era stato tutto partorito, insomma, ecco, sul tema, e anche con vari confronti anche con la società di audit e con il nostro collegio dei revisori. E per cui, insomma, ecco, è stata anche questa buona l'occasione per cominciare a confrontarci con una platea rappresentativa rispetto a dei temi che io ho provato un po' ad individuare, insomma, che penso possono anche riguardare gli altri colleghi delle altre ONG. E la cosa che un po' secondo me, che penso che sia utile, è cercare di cominciare ad inquadrare e capire se intanto questo schema, questo impianto debba essere visto come un requisito minimo, oppure come, diciamo, una base di partenza per poi poter anche eventualmente costruire delle rappresentazioni contabili un pochino più articolate, un pochino più complesse, perché per quanto riguarda il nostro caso, ma penso anche per i colleghi che sono qui, insomma, bene o male, hanno delle dimensioni forse anche maggiori della nostra, insomma, credo che loro siano abituati anche a una rappresentazione appunto complessa e completa rispetto agli schemi di bilancio. Quindi diciamo che io in questo momento, rispetto agli schemi proposti, mi troverei un po' stretto, scusatemi un po' la banalizzazione della cosa, però evidentemente poi al professor Travellini lascio la parola rispetto a questa mia prima richiesta. E, gli altri focus su cui un po' mi ero soffermato, che ho proposto come
come fil rouge, insomma, era intanto il discorso di avere gli schemi a sezioni contrapposte, per me ritorno, cioè, significava anche un po' un ritorno al passato, ma al passato anche abbastanza remoto. Poi diciamo che la ratio nelle pieghe della norma l'ho trovata, l'ho un po' capita, però insomma un po' fatica, insomma, quindi non lo so, non mi trovo poi pienamente a mio agio rispetto a questo tipo di rappresentazione del conto economico, soprattutto se penso poi all'impatto che può avere nei confronti dei vari stakeholder con cui noi siamo abituati ad avere a che fare, insomma, che normalmente si tratta anche di persone non tecniche. Parlo anche del mio board, che tutte le volte in cui viene presentato il bilancio, insomma, ovviamente bisogna scendere sempre un po' nel dettaglio delle spiegazioni. Poi altre tematiche che, insomma, anche lo stesso Mario aveva proposto, la modalità di trattazione dei contributi dai vari donors, che per esempio nel caso nostro noi usiamo la rappresentazione con la postazione a fondo del passivo dello stato patrimoniale, mentre altre ONG contrappongono oneri e proventi e poi riscontrano eventualmente all'anno successivo gli oneri e i proventi non utilizzati nell'esercizio. E poi da ultimo una cosa che riguarda noi, non so in che misura può riguardare anche gli altri colleghi. Noi abbiamo istituito una sezione di attività commerciale per quanto riguarda la gestione della formazione e quindi rispetto all'indicazione di base, che è quella di tenere un'evidenza separata dell'attività commerciale, mi sembra di capire che adesso con questo nuovo schema di bilancio si debba andare in un'altra modalità che di fatto dovrebbe essere quella di un'altra sezione, che di fatto poi, ecco, non andrebbe verso questo tipo di necessità di appostare in maniera distinta e separata l'attività commerciale. Mi fermerei qua, grazie. Grazie, grazie Gian Piero. Allora Fabrizio, lato tuo, Malitese, come Sì, state affrontando e come avete affrontato per adesso? allora, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'opportunità. Allora, rispetto a quello che diceva poco fa Giampiero, noi abbiamo in parte iniziato ad adottare alcune modifiche, quindi già nell'approvazione del bilancio dell'anno scorso era stata fatta proprio una richiesta da parte del certificatore di bilancio perché venissero introdotte una serie di modifiche per quanto in anticipo rispetto all'obbligo della normativa, perché noi avevamo un sistema di contabilizzazione dei contributi che si discostava parecchio rispetto a quello che era previsto. Per cui l'oggetto era evidenziare fin da subito le movimentazioni del patrimonio netto legate appunto al patrimonio vincolato. Noi adottavamo il sistema delle rate dei risconti a cui faceva riferimento anche prima Giampiero. Questo ha avuto un impatto molto forte nel nostro caso perché ha significato contabilizzare i contributi in un modo nettamente differente. Nello specifico, noi adottavamo un criterio abbastanza rigido, cioè per farla molto semplice, si parte dalla mission, quindi dai costi, vado a vedere rispetto al contratto firmato di cofinanziamento quant'è la percentuale effettiva di cofinanziamento e imputo il ricavo da contributo in misura proprio esattamente corrispondente alla percentuale di cofinanziamento. Confronto, quindi se spendo 1.000 e mi spettano 800 di contributi da contratto, faccio il conto di quello che ho speso per quest'anno in quel progetto, lo confronto con quello che è l'erogazione effettivamente avvenuta e sospendo o carico quello che manca. Molto molto adesso l'ho fatta in modo un po' semplice, però quindi rate e risconti. Ovviamente, come dire, creando un legame molto forte, che è un tema che, come dire, noi segnaliamo in modo abbastanza evidente tra i costi di progetto e i ricavi di progetto, perché sono, come dire, sono indicati nel contratto di cofinanziamento. L'adozione dei nuovi schemi ha voluto innanzitutto dire comportarsi in modo diverso rispetto a questo e quindi, come dire, da una parte, registrare i costi in modo sostanzialmente identico, dall'altra registrare i ricavi da contributo invece in una maniera, appunto, differente. Quindi andando a vedere qual è la parte di contributo che, come dire,
è descritta nello svolgimento del progetto, quindi non tengo conto della percentuale di cofinanziamento, tengo conto di quello che ho firmato durante l'anno, che siano contratti nuovi o che siano rendiconti inviati. Questo ha avuto un, vabbè, quindi il cambio di criterio, di applicazione del criterio che noi abbiamo scontato nel 2019 ha impattato notevolmente anche in termini di numero, perché nel 2019, secondo i vecchi criteri, avremmo avuto dei rate di risconti consistenti. Questo ovviamente ha creato un po' di disorientamento tra i soci, perché si sono visti dei valori che cambiavano. Quindi, però, come dire, la spiegazione è stata l'adozione quindi del nuovo criterio, e quindi, come dire, è stato difficoltoso, ma mi sento di poter dire che è stato, il messaggio è passato. Però questo è stato un primo tema, quindi, come dire, contabilizzare i contributi secondo un sistema differente che, semplificando, slega un po' tra di loro i costi sul progetto dai ricavi sul progetto. È come se vivessero in modo un po' autonomo. I costi non cambiano, i ricavi prima erano, come dire, definiti in base alla percentuale di cofinanziamento, quindi il progetto visto nei 3 anni, nel nostro caso i progetti sono tipicamente triennali. Invece l'adozione del criterio è stata, no, tu contabilizzi secondo quello che è stato lo sviluppo in quest'anno, quindi hai inviato il rendiconto, sì, no, e quindi registri il credito oppure no, se è stato pagato un po' meno, hai firmato un nuovo contratto, ok, che cosa ti spetta? Quindi tenendo conto di quello che succede dall'1 al 31-12 dell'anno a cui si sta facendo riferimento. Nel nostro caso noi abbiamo un bilancio più o meno di 5 milioni di euro, giusto per darvi un'idea, ha spostato ricavi per 1,5 milioni. Quindi è stato un impatto forte, nettamente forte. E ovviamente questo è stato, come dire, il primo impatto. Diversamente, per esempio, da quello che diceva prima Gian Piero Bervis, noi avevamo invece già adeguato lo statuto l'anno scorso, quindi, come dire, è stato i tempi appunto in cui ciascuna realtà si sta un po' organizzando tra di loro. Un altro tema che, come dire, in questo momento mi sembra importante segnalare, e su cui non abbiamo, come dire, ci aspettiamo appunto di condividere con altri le prassi, sono la definizione di anche di quello che tutto quello che riguarda il legame con l'adozione, quindi con i temi che verranno trattati nel bilancio sociale. È vero che sono due documenti diversi, ma, come dire, è importante che ci siano, come dire, prassi, che ci siano condivisioni anche su come rappresentare certi valori in un prospetto piuttosto che in un altro. Per esempio, nei nuovi schemi c'è una trattazione che è legata al lavoro, ai costi figurativi, potrebbero rientrare il lavoro benevolo, dove lo mettiamo? Lo mettiamo dentro il bilancio d'esercizio o ha più senso che invece venga inserito in termini di bilancio sociale? Questo è un po' un altro tema. Altra cosa che per quanto riguarda i partner, noi abbiamo sempre adottato in modo abbastanza rigido, in questo momento non ci sembra che sia una richiesta in contrasto con le nuove linee, la parte di contributo che spetta al partner è una fetta di ricavo che viene stornata è una fetta di contributo che viene stornata dal ricavo. Abbiamo adottato sempre questo sistema: se io ricevo 1000 in quanto capofila, nel momento in cui ricevo 1000 mi nasce un debito nei confronti dei partner che con me faranno quel progetto. E quindi fino adesso abbiamo adottato questo sistema e ci sembra che in questo caso specifico non sia in contrasto con quello che evidenziano le nuove linee di bilancio, però ve ne chiedo conferma, perché appunto potrebbe essere che le prassi siano differenti. Quindi come storno di ricavo, è una fetta di contributo che non è destinata a me, quindi sta in avere, ma va in stato patrimoniale, non va in conto economico, insomma, sostanzialmente. Non so. Beh. Fabrizio, rispetto a così faccio una prima domanda, poi dopo ti do la parola a Tommaso. Magari quando rispetto a quanto ha contato, no? Perché già alcuni di voi hanno avuto la revisione del bilancio da parte dei revisori o soprattutto dalla società di revisione, cioè quanto avete trovato anche in loro consigli o impatto
cioè, o portatori, come dire, di indicazioni rispetto alla riforma, oppure ancora poco, diciamo, da parte delle società. Non so No, se è beh, chiara la domanda, nel senso, le certo. società vi hanno già dato, no, ma la riforma prevede questo, no, ma la riforma prevede. Sì, io infatti sono partito dicendo che l'esigenza di introdurre alcune modifiche già nel bilancio 2019 riguardava le movimentazioni del patrimonio netto ed è stata una richiesta specifica che mi è stata formulata da parte della società di revisione. Ha detto: è vero che molte cose entreranno in vigore nel 2021, ma questo cominciamo a farlo vedere da subito. Hanno proprio chiesto che venisse introdotto da subito e che ha voluto dire già nel 2019 per noi, appunto, modificare in modo appunto piuttosto radicale il criterio del conteggio. Quindi è una richiesta che è arrivata espressamente da loro. Bene, grazie Fabrizio. Tommaso, a te, dici un po' lato tuo, adesso un po' a memoria, credo che nella tua organizzazione è stata abbastanza importante, ecco com'è, no? Decisamente, assolutamente sì. Tra l'altro, vabbè, grazie anche da parte mia per questa occasione. E mentre sentivo i colleghi parlare, cioè, sorridevo tra me e me un po' sono bastate queste poche parole per intuire, no, quanto siamo eterogenei nel trattamento delle informazioni tra ONG, che siamo, voglio dire, facciamo lo stesso lavoro, però trattiamo le cose in maniera veramente diversa l'uno dall'altro, no? Bastato due interventi, forse il mio, per intuire questa cosa qui. Quindi ben venga questa riforma, posto che poi ci deve essere una tensione per rendere effettivamente i bilanci comparabili e analizzabili anche. Rispondo prima alla tua ultima domanda, Mario. Da parte nostra, Price, la società di revisione, non ci ha posto particolari segnalazioni, quindi non ci ha fornito input. All'interno dell'organizzazione è stata molto più rilevante la pressione del Collegio dei Sindaci Revisori e il confronto quindi con i sindaci, che è stato invece quello sì molto più importante e anche frequente. Detto questo, appunto, intanto, un attimino da dove partiamo. Io, per esempio, sarà per la mia formazione, per il mio background, ho sempre lavorato un po' in questo settore. Rispetto a Giampiero, noi adottiamo sia il conto economico in quarta direttiva che il rendiconto gestionale, secondo l'agenzia delle Onlus, quello del 2008, se non sbaglio, come linea guida, diciamo. Io, per esempio, per i miei stakeholder, anche quando vado a presentazione al CDA, utilizzo quello piuttosto che qualche direttiva, cioè faccio riferimento al rendiconto gestionale a sezioni contrapposte già oggi per illustrare l'andamento economico dell'anno. E sono più abituato in questa maniera, io pure forse lo so esprimere meglio, quindi probabilmente è anche una questione personale. Rispetto invece a quello che noi abbiamo fatto come impatto quindi della riforma, diciamo, dei nuovi schemi di bilancio, lato stato patrimoniale non c'è stato un grosso impatto, poi ovviamente apriamo il capitolo su tutta la parte di registrazione dei contributi. Lato conto economico per noi è stato molto 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 impattante. Noi tra ottobre e dicembre abbiamo rivoluzionato sostanzialmente il nostro piano dei conti. Il conto economico è stato totalmente modificato, tant'è vero l'abbiamo azzerato e ripartito da zero una nuova numerazione. Perché a parte, cioè, la distinzione, diciamo, in aree di attività già esisteva, ma a parte dovesse adeguare alle voci previste negli schemi di bilancio, per noi è stato molto 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 impattante dover andare a registrare per natura nei progetti, in primis nei paesi. Quindi una registrazione che noi portavamo dentro, imputandola a conti contabili unici, adesso devono essere registrati per natura anche nei paesi. E questo era qualcosa che noi non facevamo. La registrazione, il livello di dettaglio che avevamo delle registrazioni nei paesi era legato alle budget line dei progetti. E
e anche quando dei costi non erano allocati a un progetto finanziato, noi avevamo dei progetti, diciamo, li chiamavamo di coordinamento con all'interno delle budget line definite da noi. Quindi quello era il livello di dettaglio che avevamo. La natura che avevamo era legata alla budget line del progetto. Adesso invece abbiamo cominciato a chiedere da gennaio di registrare anche nei paesi per natura. Poi porteremo dentro ovviamente la contabilità dai paesi per natura. Questo è, ovviamente ha avuto un impatto in termini di gestione importantissimo. E anche piuttosto difficoltoso, alcuni paesi ancora si stanno adeguando, su alcuni dobbiamo recuperare delle situazioni, però ecco, l'obiettivo è di arrivare, appunto nel 2021 l'obiettivo è di uscire con seguendo gli schemi di bilancio, i nuovi schemi di bilancio. Condivido anche io, diciamo, un po', appunto, sorridevo prima, l'eterogeneità del modo di registrazione dei contributi. Noi abbiamo una modalità di registrazione che è diversa da quelle precedentemente esposte. Noi quando riceviamo un grant, facciamo la scrittura per il valore dei grant da contributi a fondi vincolati. I fondi vincolati finiscono nel patrimonio netto. Tra l'altro mi domando, e ci domandiamo ancora, devono essere riclassificati nel patrimonio netto o forse più propriamente devono essere classificati adesso tra i debiti verso finanziatori? Queste sono riclassifiche che possono anche avvenire in un momento successivo, ne possiamo discutere anche in corso d'anno, la registrazione intanto le stiamo facendo, poi si tratta di riclassifiche, però sono riclassifiche sulle quali ci stiamo interrogando e credo si interrogheranno anche molti colleghi. Invece costi e proventi utilizziamo il meccanismo degli sconti, anche noi, laddove i costi prevalgono sui proventi andiamo con i risconti attivi, laddove i proventi superano i costi andiamo con i risconti passivi, i proventi li registriamo al momento dell'incasso, o almeno fino all'anno scorso era così, per adesso stiamo registrando tuttora così, ma domandandoci quale sarà e quale sarebbe, quale potrebbe essere la prassi più corretta, auspicando magari anche di trovare una linea comune. E ci domandiamo anche noi, ovviamente, temi come il cofinanziamento, è ovviamente una cosa sulla quale ci stiamo domandando come rilevarlo, ovviamente non deve entrare nel nostro conto economico, quello che viene dai partner. Diversamente da quello che diceva Fabrizio, noi gli oneri dei partner li rileviamo a conto economico e conseguentemente anche i proventi. Quindi nel nostro rendiconto gestionale, nel nostro conto economico, troviamo sia gli oneri dei partner che i proventi. Quindi i proventi, quando siamo noi leader di un consorzio, le due voci transitano dal rendiconto gestionale. So che è un tema ampiamente dibattuto, ora è al centro del dibattito questo qui per capire come procedere, no? È chiaro che sono tutte questioni sulle quali da parte mia la mia valutazione prima di andare a cambiare e dire prendo una strada, per il resto io sto mantenendo su queste cose qui un po' lo status quo di quello che era, disponibile a cambiare, però diciamo volendo, auspicando di farlo in una maniera coordinata con quantomeno col nostro mondo e con le altre ONG, prima di andare a fare un cambiamento. Ripeto, il cambiamento grosso da parte nostra, grossissimo, è stato il piano dei conti e la modalità di contabilizzazione sul lato del conto economico, in primis con l'impatto sulle sedi periferiche, sulle sedi nei paesi. Sinteticamente Mario è questo, non volendo rubare oltre troppo tempo. Ok, grazie mille Tommaso. Sì, quando si parla di impatto, che può sembrare banale, comunque immagino WeWork presente appunto in tantissimi paesi con tante persone che stanno effettuando direttamente una prima nota di progetto, abituati a registrare sulle budget line, dove improvvisamente debbono, come dire, approcciare in maniera omogenea, cominciare a registrare, anche avere l'attenzione della registrazione per natura di costo, oltre che alla budget line di progetto. E quindi tutta l'organizzazione ha dovuto, come dire, mettere
formazione, immagino, no? Quindi un impatto rimane. Esatto, no, Mario, noi ne abbiamo anche parlato tra di noi, no? Ci siamo confrontati spesso sul fatto di, siccome tutte le registrazioni contabili vengono molto dal personale locale nei paesi, ci siamo anche ampiamente confrontati sul fatto se fosse più opportuno ancorare in qualche modo alle budget line un conto contabile e evitare alle persone di selezionare di volta in volta. Poi noi abbiamo preso la strada di chiedere comunque al nostro staff nei paesi di selezionare non solo progetto, non solo budget line, ma anche il conto contabile. Ok. Bene, grazie Tommaso. Alessandro, intanto grazie anche a te di essere qui con noi. Bene, Elcode, dici qualcosa di Elcode su che cosa sta significando adesso la riforma, l'applicazione dello schema. So che insomma ci state lavorando, ci stiamo lavorando, siamo insieme. Vai Alessandro. Sì. Dici. Beh, ciao a tutti, grazie Mario dell'invito. Vabbè, intanto ci tengo a precisare che io non sono un contabile, quindi posso essere molto meno tecnico degli amici che hanno parlato finora. E rispetto alla riforma dello statuto, noi abbiamo iniziato e approvato la riforma dello statuto a ottobre con l'adeguamento di tutte gli articoli rispetto alla necessità scusate un secondo, non so cosa stia succedendo. Okay. Perché stava suonando un messaggio di emergenza qua di fianco a me, non so cosa fosse. Quindi abbiamo avuto l'approvazione del nuovo statuto ad ottobre con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Abbiamo redatto il bilancio 2019, l'abbiamo portato in approvazione alla fine di aprile e la nostra amministrazione ha deciso di organizzare la riforma del piano dei conti già per la gestione della contabilità 2020, per cui una volta diciamo che abbiamo tenuto un po' in sospeso le registrazioni e abbiamo poi portato avanti un adeguamento e un cambiamento complessivo del piano dei conti che si sta finalizzando in questi giorni con le ultime verifiche e gli agganci tra i diversi moduli del nostro sistema contabile. Ci siamo confrontati con Tommaso perché utilizziamo lo stesso strumento e quindi diciamo che un po' le difficoltà che si stanno vivendo al nostro interno sono le stesse che ha espresso poco fa Tommaso, identiche. Rispetto alla gestione proventi e oneri, noi adottiamo uno schema già da un po' di anni. Intanto noi redigiamo il bilancio per secondo il principio della competenza economica, non della cassa, e noi adottiamo nell'iscrizione dei ricavi il principio dello stato avanzamento lavori, per cui partiamo dai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei progetti e poi stabiliamo diciamo un coefficiente sulla base dei quali andiamo a calcolare i ricavi, e i ricavi che nel momento in cui firmiamo il contratto noi portiamo a ricavo l'intero valore del contratto, al termine dell'anno andiamo a riscontare le risorse che non abbiamo impiegato. Per quanto riguarda la gestione dei partner, noi come mi sembra abbia detto anche Tommaso e forse diversamente da quanto fa Fabrizio in Manitese, consideriamo sui contratti di cui noi siamo capofila e in cui abbiamo partner l'intero valore del contratto, che è quello di nostra responsabilità e che rendicontiamo, per cui semplicemente questi ricavi dei partner si vanno ad annullare a meno che non ci siano problemi per cui la nostra organizzazione debba rispondere di eventuali problematiche di rendicontazione dei partner. Quindi comunque anche qui si evidenzia secondo me una differenza di principio che tra di noi stessi adottiamo nella gestione appunto delle registrazioni. Nella fase di revisione del bilancio del 2019 non abbiamo avuto particolari stimoli o indicazioni da parte della nostra società di revisione, che è PKF Italia, mentre invece il lavoro con l'organo di controllo rispetto al bilancio sociale si sta rivelando molto più un lavoro nuovo, diciamo così, rispetto a quello che in passato avveniva. Fino all'anno scorso potevamo redigere il bilancio sociale in maniera volontaria, diciamo, questo lo abbiamo sempre fatto, già dal 2008, che è l'anno in cui io sono arrivato qua,
Adesso quest'anno c'è un processo di verifica molto, molto differente, anche molto interessante da un certo punto di vista, però sicuramente questo sta avendo un impatto rispetto al carico di lavoro delle persone, alla verifica di tutte le informazioni. L'organo di controllo è anche arrivato forse un po' in ritardo rispetto alla scadenza del 30 di giugno, quindi adesso si sta un po' rincorrendo. Da un punto di vista mio, diciamo, di management e gestione generale dell'organizzazione, quello che sto notando è che questo nuovo piano dei conti, ci sta comportando una revisione totale dei nostri meccanismi di reporting interno. Per cui a me interessa avere sotto controllo determinate informazioni che prima erano registrate, in maniera aggregata, adesso abbiamo la necessità di andare a registrare diversamente i costi, quindi i nostri schemi di reporting devono essere adeguati e stiamo cercando la modalità per poter rappresentare le informazioni che a me, al consiglio direttivo, interessa tenere sotto controllo senza dover fare rielaborazioni manuali e riaggregazioni extra contabili. Quindi uno sforzo per cercare di estrarre dal sistema contabile un reporting che, partendo dal dato registrato contabilmente, che adesso è diviso per natura, consenta di avere delle analisi utili, al management. Questo, per me, che non sono un contabile, si sta rivelando l'elemento più critico. Quindi porto un contributo un po' differente rispetto a quello dei colleghi, appunto perché, scusatemi, ma io non sono un tecnico contabile, non sono in grado di entrare troppo nel dettaglio. Non ti sento, Mario, credo che tu sia mutato. No, ma comunque Alessandro, sì, non sarai il tecnico, ma sei stato chiarissimo, insomma, soprattutto sulla trattazione contabile, proprio delle cose sostanziali e sulle criticità. Ecco, comunque, anzi, grazie, è stato molto chiaro, ecco, da questo punto di vista. Bene, allora, io credo che ho visto che Claudio scriveva circa, quindi di materiale ne è un bel po', di domande ne è un bel po', ecco. Mi concentrerei essenzialmente su questa questione sicuramente della trattazione dei contributi, visto che è un tema che ha toccato un pochino tutti, e su anche l'applicazione, no, dello schema di bilancio, comunque questo discorso del per natura, e quale livello di dettaglio, cioè Giampiero, come dire, sente un pochino troppo una semplificazione eccessiva da alcuni punti di vista, e anche questa contrapposizione, vabbè, questa della contrapposizione credo che è una questione forse di impostazione basta. Comunque, Claudio, intanto grazie per l'ennesima volta che ti abbiamo coinvolto su questo tema, ci dai una mano e questo, quindi ti lascio a te la Allora, parola. tento di essere quanto più possibile chiaro, sapendo che siamo, mio amico Luca Gori dice che siamo in una fase di diritto vivente, quindi della serie stiamo costruendo. E posso dire che è da 25 anni che stiamo costruendo, adesso comincio a vedere qualche mattoncino. E affronto, comincio il problema sicuramente più semplice, ma quello fondamentale che ha posto Giampiero Catani. Ed è risolto dalla norma, nel senso che il problema è: gli schemi sono fissi, sono minimi o si possono articolare? Qui la questione è semplice. La scelta della norma è stata quella di fare uno schema unico per 600.000 enti. Quindi dentro sono stati messi 90.000 sportive, le sociosanitarie, il volontariato. Bene, però la norma ha un suo spazio di articolazione dove dice: nella premessa agli schemi, che è decreto, quindi è norma, si dice: gli schemi del presente documento devono essere considerati come schemi fissi. Gli enti possono tuttavia, ulteriormente, suddividere le voci precedute da numeri aneri o lettere maiuscole, raggruppare dette voci, eliminare le voci nulle per due esercizi, qualora questo favorisca la chiarezza. E
variazioni e accorpamenti devono essere esposti in relazione di missione al punto 3. Allora, questo risolve il problema alla radice, perché dici, caro ente, tu prenditi lo schema, poi vuoi suddividere in base al paese? Bene, suddividi in base al paese. Vuoi suddividere in base a tipologia? Vuoi suddividere in base al settore? L'importante è che tu mantenga lo schema. Quindi tu devi avere il macro schema uguale. Quindi, per esempio, detta molto concretamente, no? Siccome parliamo di lettere, numeri arabi o lettere minuscole, e andiamo sul rendiconto gestionale, numeri arabi, la parola, la voce personale deve rimanere. Non è vietato che ci sia scritto personale maschile, personale femminile, personale di nazionalità europea, personale non europeo, personale laico, personale religioso, bianco, rosso, verde. Non è vietato. L'importante è che rimanga personale. E questo ci risolve molto. Anche perché esiste quella... E tra l'altro questa cosa ci aiuta, perché se io non ho... Immaginiamo che io non abbia personale, io dopo 2 anni che non ho personale, quello lo posso togliere. Quindi da questo punto di vista, questo problema lo si risolve alla radice. Di più. Allora, primo, io posso articolarlo secondo le mie necessità. Quando lo articolo, io devo semplicemente fare 2 cose. Uno, devo dire in relazione di missione al punto 3, tutti voi avete, immagino, un proventi globale lordi superiore a 220.000 euro. E la missione devo dire, per urgenza di chiarezza, ho deciso di suddividere il personale, il godimento di beni di terzi e gli ammortamenti per paesi o per aree geografiche. Quindi lo devo dichiarare. Di più, quando noi parliamo di schemi, il bilancio ha dentro la relazione di missione. La relazione di missione deve riportare una serie di notizie. E in più puoi aggiungere. Quindi, se io ritengo che per me, dal punto di vista di una maggiore chiarezza, perché poi non voglio entrare sul tecnico, ma siccome ci sono alcuni tecnici, qui vige il principio dell'articolo 2423 del Codice Civile, quindi la clausola generale, la prevalenza della sostanza sulla forma, che vuol dire, segui lo schema, manca qualcosa? È chiaro? Aggiungi. Quindi io posso aggiungere, e questo è utile nel vostro caso, un punto 26 della nota di missione in cui metto articolazione dei progetti. Quindi da questo punto di vista la risposta è duplice. Gli schemi sono fissi, ma si possono articolare. Quindi da questo punto di vista quello che direi a qualsiasi ente è: tu prendi lo schema fisso, dentro lo schema fisso cosa ti serve? È importante suddividere per area geografica? È importante suddividere per tipologia? Decidi come fare. E qui mi torna fuori anche una questione che mi sembra affrontasse Fabrizio. Abbiamo cambiato il criterio, abbiamo spostato 1,5 milioni in 1 anno, giusto? Bene. Siccome il problema del cambio dei principi contabili può esistere, c'è una vecchia prassi corretta, una scheda in cui si rifà il bilancio con i vecchi. Di solito la seconda revisione lo chiede proprio. Cioè dice, confermo. Bene, tu adesso l'hai fatto e ti viene fuori 2 milioni di risultati. Se usavi i vecchi, quando veniva e qual è la differenza? Questa è una di quelle cose che si fa perché nelle organizzazioni tipicamente il problema è sovrastimare il patrimonio. Io faccio i nuovi criteri, scrivo che
ho un utile di 10 milioni di euro, me li porto a casa e poi dopo chi si è visto si è visto. Allora la strada del legislatore dice: ascolta, i nuovi 10 milioni di euro di utile dipendono dai nuovi criteri? Bene, allora i 10 milioni di euro di utile li metti da parte. Senti, c'è un audio un po' a disturbo. Ah, chiedo scusa. No, nel senso parlo che... troppo forte. Esatto. Ah, scusate. No, ma... Io sono romagnolo, parlo troppo forte. Bene, quindi mi sembra che questo... che il microfono... Questo mi sembra una prima vantaggio. Con sezioni contrapposte a risultati parziali. Allora, in via proprio pratica, in realtà esistono le sezioni contrapposte del risultato gestionale. Alla fine di ogni sezione c'è un risultato parziale. Lo schema è quello, magari non funziona bene, però non è vietato dopo il bilancio da proporre come momento ufficiale aggiungere lo schema, aggiungere la sintesi, che non sarà il bilancio depositato. E qui mettiamo anche assieme il rapporto, che è purtroppo un rapporto dialettico, fra bilancio e bilancio sociale. Cioè, cosa abbiamo? Il problema è che, è inutile dirlo, io ho partecipato alla prima parte della redazione delle norme, delle linee guida sul bilancio sociale, e posso testimoniare che tutto il gruppo dei tecnici aveva detto: caro direttore generale del ministero, prima di farci scrivere il bilancio sociale facci sapere come sarà il bilancio economico patrimoniale, perché così non raddoppiamo. Nel frattempo è cambiato il ministro, è cambiato il governo, è cambiato il sottosegretario, è cambiata la commissione, e sono usciti due documenti, io dico sempre, che hanno delle ridondanze, nel senso che se voi fate raccolta fondi, lo stesso prospetto lo dovete mettere in bilancio sociale, su RUMS e in bilancio. Uno dice, vabbè, è sempre quello, sono tre. Però, d'altra parte, è vero che nelle schede della relazione di missione e del bilancio sociale, voi avete la possibilità di articolare e dettagliare secondo un modello e un approccio che non è una rappresentazione unitaria, ma è un approccio comunicazionale. In qualche situazione presente, anche penso che Mario l'abbia presente, noi a qualche ente non ONG abbiamo detto: bene, hai 20 progetti, fai 20 schede e le metti in bilancio sociale. Vuoi metterle in relazione di missione? Bene, fai 20 schede e le metti in relazione di missione. Aggiungi i 24 punti della relazione di missione, che non sono 24, perché la norma giustamente dice devono riportare se significativi, quindi se sono significativi, se non riportati, queste norme. Il discorso della relazione di missione mi dà il là per un'altra cosa. Voi avete giustamente mostrato alcune prassi di rendicontazione diverse, specialmente su un aspetto, che è quello forse centrale, che è la rendicontazione dei contributi, ossia tecnicamente uno direbbe il momento contabile, cioè quando registro il contributo, quando mi viene assegnato, quando presento la rendicontazione, quando mi viene pagata. Bene, sarebbe sicuramente opportuno che venisse definito un criterio unitario, e io sottolineo e sono particolarmente lieto di proporre, di rendere disponibile per ragionare di un criterio unitario che risponda alle vostre esigenze e che rappresenti un punto di riferimento. In ogni caso, siccome in relazione di missione, scusate, ok, al punto 3 si dice i criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio, oltre agli eventuali
accorpamenti, eliminazioni o dettagli, lì devo semplicemente scrivere le due cose, due problematiche che voi avete affrontato. Uno, qual è il momento contabile dei contributi? I contributi dati dall'agenzia vengono rilevati al momento della assegnazione del contratto. Secondo, l'altro elemento su cui vi siete soffermati, che è i partner. Alcuni hanno detto: io gestisco il rapporto con i partner con un conto finanziario. Io faccio il contratto per 100, ma 20 li trasferisco direttamente ai partner. Quei 20 in più non li faccio passare in conto economico, in rendiconto gestionale, perché non sono proventi miei, li faccio in passacarte. Bene. In ogni caso, queste scelte io le metto in punto 3 di relazione di missione. E ho un problema. Qual è il problema? Che se io poi dovessi andare, noi stiamo organizzando insieme anche a NLP Solution un osservatorio per bilanci. Quando dovrò andare a riclassificare i bilanci, in qualche caso dovrò rettificarli. Ma questo è un problema mio che guardo. Voi avete dato una rendicontazione piena, avete dato un'informazione completa e siete perfettamente complianti. La società di revisione o i sindaci che approvano la relazione di missione, ovviamente preliminarmente, diranno sì, questa cosa mi va bene, no, questa cosa non mi va bene, questa cosa mi va bene finché non si è pronunciato il ministero, scriviamo. Questo sempre in un'ottica per cui il bilancio è tutto assieme. Ecco, torniamo di nuovo alla rendicontazione dei contributi. Qui abbiamo questo problema, no? Perché se io li riconto, io faccio un contratto da 10 milioni di euro e se lo metto tutto a ricavo, a provento, poi questi 10 milioni di euro diventano patrimonio destinato. Quindi io ho un credito di 9 milioni di euro perché mi hanno anticipato solo il 10%. Patrimonio vincolato, quindi nel mio stato patrimoniale, ma vincolato di 9 milioni di euro. Io ho gonfiato l'attivo e il passivo e ho gonfiato anche i proventi. Nel tempo, se io ho una costanza di ricavi e di contratti all'anno, questo mi sparisce. Allora, qui è una scelta. Personalmente, io ritengo che il momento, ma è un momento mio, molti di voi hanno esposto e utilizzato il criterio dello stato di avanzamento dell'appalto. Cioè, dicono, io ho un contratto da 100, ha un contratto da 100, spese per 100, ho fatto spese per 50, metto ricavi per 50. Questo è il criterio dello stato d'avanzamento. Corretto? L'unica cosa è capire esattamente qual è il momento contabile. A mio parere, il momento della rendicontazione, in cui io presento una rendicontazione, se parlassimo di appalti, parlerebbe di stato avanzamento lavori. Ma in fondo il vostro è lo stesso sul progetto, no? È un stato di avanzamento lavori. È il momento in cui io vado a porre a provento quella somma. Di nuovo ci aiuta tanto la relazione di missione. Perché se io ho 20 progetti e in un progetto magari ho un contratto da 20 milioni di euro, è corretto che io faccia una scheda in cui metta i 20 progetti e dica: qui il contratto è 20 milioni di euro. Alla fine del 2020 avevo rendicontato 8 milioni di euro, me ne rimangono 12. Quindi io do una piena informazione e utilizzo la rendicontazione con questo criterio. È valido anche il modello del riscontro. Personalmente, però, preferisco quello dello stato d'avanzamento e del non avanzare, perché altrimenti vado a gonfiare.
Scusa, no, solo un secondo. No, ma ti dico solo sul tono della voce perché purtroppo mi segnalano che tu tieni sempre il tono della voce più basso, altrimenti si sente. Era solo Devo per tenere il tono della voce più così. alto o più No, basso? più basso, più basso. Ah, scusate. Dicevo, l'altra questione rispetto a questo, al riscontro, ovviamente nel momento in cui qualcuno mi dà un anticipo, quello è un provento. Nel senso che se io ho un'entrata monetaria, lì il provento ci vuole. Se è un anticipo che riguarda me, nel caso che io tratti i rapporti e le quote con i partner dal punto di vista finanziario, io registro contestualmente debito, entrata e debito. Se io sono pivot rispetto agli altri, ok? Anche questo ci porrà il problema poi di una lettura omogenea. Perché se qualcuno mette dentro anche nei propri proventi globali i partner e qualcun altro non li mette, è chiaro che chi mette nei proventi globali i partner avrà inevitabilmente un fatturato, scusate, un proventi globali più ampi. E attenzione, siccome noi brutti cattivi, oppure quei brutti cattivi delle WhatsApp, fanno il confronto fra spese generali e proventi globali, gonfiare i proventi globali è sempre una bella cosa, perché significa più o meno spese generali. Però è anche vero che se io butto dentro tutti i partner di proventi globali, mi è più semplice, ma quelli non è tecnicamente quello che devo aver aggiunto, no? Noi quando andiamo a valutare un bilancio, diciamo, dimensione di un bilancio non è il fatturato, è il valore aggiunto, detta cattivamente. C'era una sollecitazione sul lavoro benevolo. Il lavoro benevolo è regolato e va in bilancio, nel senso che se voi avete presente, dopo gli schemi di bilancio, dopo, in un punto separato, c'è la quantificazione monetaria del lavoro volontario. Ho sottolineato il dopo perché uno dei vantaggi che c'è rimasto dalla ragioneria è collegare i valori economici con i valori finanziari. Se cominciamo a mettere in bilancio assieme stime volontarie e valori finanziari, ci siamo persi l'unico appiglio. Quindi la valorizzazione del lavoro volontario è importante, è fattibile, è da proporre il rendiconto gestionale alla fine, dove ci sono i costi proventi figurativi, e le note al rendiconto dicono costi proventi figurativi, inserimento facoltativo, quanto esposto nel presente prospetto non deve essere già inserito nel rendiconto gestionale, nel senso che il rendiconto gestionale porta la riclassificazione economica dei momenti finanziari. La stessa cosa, i proventi figurativi, poi sempre per metterli assieme con la nota integrativa, vanno nel punto 22 della nota integrativa. Ecco, della relazione di missione, scusate, questo è un lapsus. Non abbiamo messo la nota integrativa, abbiamo una relazione di missione che si porta dietro la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Ecco, io avrei, cioè, la parola consiglierei non mi sembra opportuna perché sarebbe veramente un livello di elevata presunzione arrivare e consigliare degli strumenti a chi lavora da 20 anni in questo campo. Però ragionerei sempre che la relazione di missione è parte del bilancio. E quindi il fatto che sia collegata a spiegare elementi del bilancio è assolutamente fondamentale, perché comunque la relazione di missione è la famosa note sull'account. Bilancio sociale, qui purtroppo signori, avete ragione,
sono due mani diverse, peraltro sono due mani diverse, due documenti diversi, approvati dallo stesso organo, controllati dallo stesso organo, proposti dallo stesso organo, consiglio direttivo, controllati dallo stesso organo, l'organo di controllo, approvati dall'assemblea sussistente, e dicono le stesse cose in modo diverso, perché a un certo punto il bilancio sociale c'è situazione economico-finanziaria con ripartizione dei contributi pubblici o privati, e qualcuno dei vostri soci dirà: scusa, ma questa roba non è il bilancio che abbiamo approvato due minuti fa, perché me lo fai riapprovare di nuovo? E voi, se volete dire la verità, non direte altro che: eh sì, è così, si sono dimenticati di coordinarlo. Però mettiamo le cose in positivo: nel momento in cui io tengo il bilancio economico patrimoniale in modo più sintetico, posso, avendo l'obbligo di pubblicare nella stessa forma, nel senso sempre su RUNS, sia il bilancio economico patrimoniale che quello sociale, posso essere più dettagliato sul bilancio sociale. Mi fa piacere, so che non migliora la vita di Tommaso, che l'organo di controllo non ci guardi, perché il bilancio sociale non è una roba solo di marketing, nel senso che nei principi c'è scritto che le informazioni devono essere corrette, tracciabili, neutre. Quindi l'organo di controllo che lo firma, ecco, poi quello che dico sempre è: se io prendo le linee guida dei dottori commercialisti sull'organo di controllo, le moltiplico per le ore, le moltiplico per un compenso all'ora, faccio delle cifre che voi dite che sono scandalose. Perché se io devo fare tutte quelle cose in maniera dignitosa, poi me le devo far remunerare, nel senso che il problema che arriverà, non per le vostre dimensioni, ma è già arrivato, è che chi farà l'organo di controllo bene e si prenderà la responsabilità sarà costretto o dovrà fatturare delle cifre che le medie o piccole organizzazioni non si possono permettere. Questo è un problema. Però questo vedremo poi di metterlo a posto. Un'altra cosa che era stato fatto, ma in pratica l'abbiamo detto, è mettere il grant a patrimonio netto. Allora, se il grant è incassato, è chiaro che va a patrimonio netto vincolato da terzi. Quindi quello è un patrimonio netto che è fermo lì, di cui noi siamo trustee, non proprietari. Siamo amministratori, quindi noi siamo amministratori di tutto, ma comunque quello è ancora più. E da quel punto di vista vado a poi gestire i movimenti di patrimonio netto. Di nuovo, dove li metto i movimenti di patrimonio netto? In relazione di missione. Il problema di base, parlando in maniera teorica, è che voi di base avreste bisogno di una, chiamiamola così, contabilità finanziaria per destinato. Lo schema propone una contabilità economico-patrimoniale per natura. Allora, attenzione, non è detto che la contabilità debba essere solo per natura. Si può fare per natura e per destinazione. Il problema è una maggiore complessità del piano dei conti. In via del tutto teorica, io potrei dettagliare ogni voce, ognuna delle otto voci del rendiconto gestionale per ognuno progetto, e li troverete 8%, 800 voci. Vale la pena? Dipende. A mio parere può valer la pena se io ho tre progetti. Se io ho 50 o 100 progetti, perché ho una certa dimensione, vale più la pena gestirlo con un sistema di budget o contabilità analitica, che peraltro
molti programmi hanno, anche Square dell'amico Mario sa, nel senso che io dico, ma questo come le altre aziende, no? Per piccole aziende io posso fare la contabilità, se io ho tre negozi posso fare la contabilità analitica intracontabile, se ho 100.000 prodotti faccio tutto intracontabile? No, faccio il sintetico contabile, l'analitico e l'analitica. E qui tento di dare una risposta anche a Alessandro. I prospetti basta farseli fare col piano dei conti idoneo, si fanno senza particolari problemi, nel senso che è chiaro che più finalizzazioni metto in piano dei conti, più complesso. Se Alessandro ha necessità di avere un prospetto che separi i 10 progetti, dovrà chiedere a qualcuno di fare una rendicontazione, di fare una registrazione separata per 10 progetti. Poi, che lo faccia chi lo fa in contabilità e lo prende direttamente dalla contabilità, che lo faccia chi fa in contabilità e ci sia una verifica informata, o che la faccia su chi fa i progetti, mentre invece chi fa la contabilità lo fa sintetico, queste sono scelte organizzative. Però sono scelte che si fanno. Quindi da questo punto di vista è chiaro che i prospetti di controllo, ricordiamoci, si possono inserire strumenti di controllo di gestione in un bilancio, ma il bilancio è fatto per l'informazione esterna, non per il controllo di gestione. Mi sembra di aver parlato anche troppo, non penso di aver dato risposte complete a tutte le domande. Ma allora, una cosa adesso l'aggiungo io, no? Nel senso, una domanda te la faccio io, perché molto spesso me la sono trovata. Allora, nei progetti spesso abbiamo una quota, chiamiamola quota copertura di costi di gestione, quote che servono per i coordinamenti o cose, quindi a volte sono da rendicontare forfettariamente, a volte comunque dipende un po' dall'ente. In ogni caso spesso nei progetti, nei contributi sono presenti questi tipi di voci. Una richiesta spesso, questo schema di bilancio ha introdotto comunque in maniera abbastanza prescrittiva appunto la distinzione tra attività di interesse generale piuttosto che attività di supporto. Allora molto spesso qualcuno mi chiede poi o emerge, nel caso di queste spese, questa parte di contributo, questa fetta, ritieni debba andare nella parte di interessi generali o piuttosto nei costi di gestione? Allora, è una cosa molto pratica. Abbiamo due livelli. Allora, uno è il problema della rendicontazione. La Comunità Europea mi dice: tu mi puoi rendicontare tutte queste spese e in più ti aggiungo un overhead del 5%, perché ho 10 o 20, perché ti riconosco un 10% di spese. Io faccio la rendicontazione e gliela do. Bene. A fronte di questa rendicontazione io ho dei costi. I costi possono essere o il coordinamento in loco, perché questo progetto la Comunità Europea me lo fa fare in Etiopia, piuttosto che in Kerala. E io mando giù un mio collaboratore o metto sotto contratto un collaboratore che sta lì e segue gli 8 progetti. Oltre a seguire gli 8 progetti si relaziona con l'ambasciata, si relaziona con gli enti donatori in loco, mi fa anche un po' di attività di fundraising, perché quando incontra il, come posso dire, l'ambasciatore svedese, gli dica: caro eccellenza, venga a vedere che lavoro bello facciamo l'anno prossimo, perché non ce lo finanzia lei? Ma questo è doveroso, questo lo fanno tutti. Quelli, a mio parere, non sono costi di supporto. I costi di supporto sono, io ho 20 progetti in 20 paesi del mondo, però poi, siccome mi piace, mi sono fatto una meravigliosa sede a Milano City Life con 4 piani meravigliosi, ho rifatto l'arredamento e tutto, e lo so che non è vero, però ognuno di noi, no, dice: ma perché io? Oppure da un'altra parte. Quelli sono costi di supporto. Ma i costi di
presidio in loco, quello che chiamerebbero costi indiretti industriali, no? Perché noi abbiamo i costi indiretti specifici che sono i concimi, gli agronomi, gli arbusti, però c'è anche il logista, il progettista, il controllore di progetto, la rendicontazione contabile, che è sul progetto, che sta a Nairobi, oppure che sta sul campo. I collaboratori di Tommaso che in questo momento stanno penso di Tommaso o Fabrizio, che stanno rendicontando per natura, per dare progetto. Quelli non sono costi di supporto generale, a mio parere. Una cosa che si potrebbe fare al limite, insomma, è dichiarare cosa. Se io voglio essere più realista del re, io dichiaro cosa vedo. Così come in passato, per fare l'attribuzione dei costi promiscui, l'Agenzia delle Entrate ha sempre detto: tu definisci prima cosa vedi e poi applica quello. Nel caso venisse a fare una verifica, ti discuto, però l'hai messo. Questo è un po' il quadro. Qui torna fuori quello di cui siamo partiti. Se noi, voi, riuscissimo a fare dei criteri, formularli e proporli, probabilmente la cosa sarebbe semplificata. Perché una volta che i criteri fossero proposti, in qualche modo validati dal Ministero, dal RUNS, dalla Direzione della Cooperazione, e magari anche dall'Associazione di Revisione, a quel punto quello è la corretta prassi. Siccome noi ci dobbiamo sempre ricordare, è vero, forse l'OICS, l'Organismo Italiano di Contabilità, arriverà a fare tutti i principi contabili per non profit, però per il 2025, per il 2030, e poi saranno d'accordo con quelli della Comunità Europea, con quelli dell'ONU, con quelli dei donatori privati, non lo so, in un mondo perfetto sì. Nel frattempo cerchiamo di farli seriamente. Bene, allora questo era rispetto, abbiamo detto prima, accennava Claudio sulla questo osservatorio, si è parlato dei costi dei partner, poi vi lascio anche, allora, pensando ai costi dei partner, effettivamente si dovrebbe a un certo punto stratificare, consolidare una prassi dove ognuno non li, cioè, li si registra o non li si registra tra i propri costi, insomma comunque una modalità comune, perché appunto una delle osservazioni nel dover aggregare, se dovessi sommare i costi di tutte le organizzazioni appunto come osservatorio, di fatto mi ritroverei i costi duplicati o triplicati in alcuni casi, soprattutto pensando a volte all'incrocio che ci possa essere. Quindi è evidente che c'è un momento in cui si dovranno consolidare poi appunto delle prassi, altrimenti questa eterogeneità poi porterebbe ad avere delle informazioni così abbastanza discutibili. Bene, comunque, allora, da un lato non abbiamo, ci siamo dati alle 16.30, così come diamo spazio anche a delle domande e anche adesso a delle osservazioni appunto a quello che si è detto fino ad ora. Allora, solo una considerazione, se ci sono anche domande, continuate a mandare delle domande. Non ci sono problemi, se non ci sarà il tempo, comunque poi risponderemo per mail, ecco, quindi tutti gli iscritti abbiamo la mail, quindi potremo rispondere tranquillamente in maniera dettagliata e con il tempo corretto. Non so, rispetto alle considerazioni Tommaso, Fabrizio, Alessandro, Giampiero, ecco, rispetto alle considerazioni di Claudio, se avete qualcosa da osservazioni o integrazioni, intanto se avete qualche intervento intervenite pure, non so, rispetto soprattutto a quanto si è detto
sui contributi, sullo stato avanzamento lavori o piuttosto su questi fondi vincolati, benedetti fondi vincolati o altre cose. Ecco, dite, do prima a voi la parola e poi intanto vedevo che arrivava delle domande, poi daremo spazio insomma un po' a delle domande. Io segnalo una cosa molto, molto rapida, una riflessione che faccio a voce alta. Una cosa che, come dire, è intervenuta in modo massiccio sul nostro sistema di rilevazione dei conti, come vi dicevo, è stata questa introduzione di questo sistema nuovo di contabilizzazione dei contributi. E questo, come dire, è un aspetto tecnico. E poi c'è un aspetto, a mio modesto parere, di chiarezza. Una cosa che, perché, come dire, parlando appunto con i certificatori, la trattazione in termini poi di riferimento di principi contabili fa riferimento alle liberalità vincolate. Il principio di fondo mi sembra che sia questo. E facevamo un po' fatica a identificare una cosa che si chiama liberalità con i contratti firmati. Questo era un po' come dire, facciamo, quindi poi come dire, ci siamo adeguati e lo adottiamo. Quello che mi sembra comunque importante da ricordare è che in questo sistema, in questo momento, mi sembra che possa porre un problema di poca chiarezza in chi non è addetto ai lavori, quantomeno, perché per chi come Manitese fa poca emergenza e quindi fa fondamentalmente sviluppo, i progetti sono sostanzialmente cofinanziati, che vuol dire che se spendo 100, se va bene, ho un riconoscimento di 95, quindi io ho una perdita di 5. Esporre in bilancio un avanzo che va in patrimonio, è un patrimonio vincolato, ma in genera un po' la sensazione, dal mio punto di vista, per chi non è addetto ai lavori, è un avanzo sul progetto. In realtà un avanzo sul progetto, in un progetto in cui, come dire, io so a priori che avrò un cofinanziamento per quanto elevato ma inferiore al 100%, a mio modo di vedere potrebbe, ripeto, in chi non è addetto ai lavori, in generare un po' di confusione. Però, come dire, ripeto, cosa che non succedeva se applicavamo invece quello che, come dire, usavamo noi, cioè la percentuale di cofinanziamento effettivo, per cui in ogni esercizio io riportavo la mia fettina di perdita, quindi non avevo mai un contributo superiore alla spesa su quel progetto lì. Riscontavo il contributo se avevo ricavi superiori, per cui non c'era questo rischio. Però, come dire, è un aspetto più sull'impatto sulla trasparenza in termini di comunicazione dei dati di bilancio, quindi è semplicemente una cosa che volevo dire in più. Poi per il resto, appunto, io personalmente ho apprezzato molto le indicazioni che sono state date, perché appunto sono comunque utili per orientare le prassi che stiamo cercando di adottare, insomma. Io chiederei a Claudio, il professor Travaglini, per favore. Lui mi sembra di aver capito che ha detto che sicuramente, diciamo, l'incasso legato ai contributi dovrebbe o consiglierebbe rimetterlo tra i fondi vincolati. Quel momento lì lo inserirebbe come suggerimento tra i fondi vincolati. Non riesco a capire qual è la parte, invece c'è una parte che sarebbe da inserire tra i debiti verso finanziatori. Come potrebbe essere, secondo il professore, un giro contabile corretto, no? Cioè, se lui dovesse sceglierne uno, è curioso di sapere alla fine quale sarebbe, proprio anche un po' tecnicamente la cosa. Forse mi sono espresso male. Io quello che ho detto... No, forse ho capito male io. No, nel momento... Trovo qualche difficoltà a classificare come liberalità vincolate la stipula di un contratto, perché il concetto di liberalità dice, non presuppone lo scambio. Se c'è la liberalità non c'è il sì all'arma. Questo è il concetto di liberalità. La liberalità vincolata è quella per cui io ti do 100.000 euro per fare una ricerca sulla fibrosi cistica dei bambini.
e tu devi fare la ricerca sulla fibrosi cistica. Al massimo voglio la rendicontazione, ma non ho un'utilità e non è nella mia attività istituzionale. Quindi d'accordo su questo. Poi è chiaro che i revisori applicano più che. Chiarisco invece il resto. Io forse volevo dire che possiamo avere più criteri, più momenti contabili, che possono essere quello della stipula assegnazione del contratto, quello della realizzazione delle attività di costo, che possono nell'esercizio concludersi con una rendicontazione presentata, ma possono anche non concludersi con rendicontazione presentata, nel senso che possono semplicemente orientare quello che un'azienda sarebbe fatture da emettere, no? La fattura da emettere è lavori da rendicontare. Quello che ho detto è che nel momento in cui invece io incasso finanziariamente, cioè se ho un progetto per cui sono molto fortunato, che mi dicono guarda qui prendi 1 milione di euro, lo devi spendere in 3 anni, io ti faccio il bonifico subito. Allora, quel 1 milione di euro entra e nel momento in cui entra è un provento. Giusto? Nel momento in cui entra un provento, se a fine anno di questo 1 milione di euro, perché dovevo spenderlo in Cina e quest'anno mi hanno bloccato tutto, no? Immaginiamo che dovessi spenderlo in Brasile. Quest'anno mi hanno bloccato tutto. Non ho spostato un pelo. Bene, quel 1 milione di euro ce l'ho io nella mia disponibilità. È un debito verso qualcuno? No. Perché è una donazione vincolata. Se non è un debito verso qualcuno, che cos'è? È un patrimonio vincolato. Se nel contratto c'è scritto io ti do il 1 milione di euro in anticipo e tu lo metti a ricavo mano a mano che lo rendi conti, allora io un debito ho incassato la cifra, ho un debito per attività, per lavori da svolgere, mano a mano che spenderò il 1 milione di euro realizzo il credito, realizzo i proventi e utilizzo lo sconto. Quindi io non volevo dire che va direttamente a patrimonio. Io quello che farei è cassa a proventi. A fine esercizio ciò che è rimasto vincolato deve andare a patrimonio. Dirò di più, si realizza qualche volta qualche situazione che sembra brutta. Nel senso che io potrei avere una perdita, ok? Io potrei avere un risultato gestionale positivo complessivo. Immaginate, io ho 1 milione di euro che deve andare a patrimonio. Per il resto ho un risultato gestionale negativo di 100.000 euro. Quindi complessivamente io ho un risultato gestionale positivo di 1 milione di euro. Ma questo 1 milione di euro per 100.000 va a patrimonio vincolato, per 1 milione va a patrimonio vincolato e il mio patrimonio libero si riduce di 100.000. Questo è perché noi siamo costretti tecnicamente a fare una fund accounting dentro una contabilità economica. Certo. Non so se sono riuscito a spiegare. È chiaro che... Assolutamente sì, grazie. De iure condendo, cioè stiamo costruendo delle prassi e per questo la situazione è meravigliosa sul cielo. Non dobbiamo solo applicare delle cose, stiamo costruendo delle prassi, le condividiamo, le facciamo vedere ai nostri revisori, impariamo a partire dal singolo, che dal sottoscritto che impara dei problemi, risolviamo i problemi e le condividiamo. Questo è quello della diretta, altrimenti è tutta parafrasi. Non so se faccio le metafore dantesche che l'hanno giusto.
Alessandro, Giampiero, avete qualcosa? No, io volevo dire che alle 4:30 mi devo staccare perché ho un'altra riunione. Sì, ma adesso alle 4:30 poi chiudiamo. Non so, Giampiero, altrimenti intanto rispondo a una domanda, poi ripeto, alle altre domande risponderemo con calma. Auguri Mario, grazie. Grazie al Cosa? professore per le sue chiarissime spiegazioni, grazie. Grazie a voi. Sì, allora intanto c'era una domanda abbastanza semplice relativa al 5 per 1000, dove i contributi del 5 per 1000 mi vengono detti dove vengono poi riclassificati a bilancio. Allora, intanto sicuramente i costi e i ricavi, diciamo, sia nella parte poi conferma di tu, Claudio, comunque. Debbono essere tutti di interesse generale. Tra l'altro, è esplicito che non debbono essere utilizzati per dei costi di gestione o per, diciamo, dei costi promozionali. Quindi non vengono proprio, non dovrebbero essere riportati i costi di gestione. Ecco questo. Questo è il problema generale, nel senso che tutta la struttura ipotizza che le attività di interesse generale possono essere in disavanzo, le attività di raccolta fondi e connesse siano in avanzo a finanziare quelle di interesse generale. Questa è una bella cosa a preventivo. Poi, però, nella vita le cose non vanno sempre bene e delle volte ci troveremo in qualche caso che qualcuno ci rimette sulle attività connesse. E allora, siccome la soggettività giuridica è unica, bisognerà dirlo e sarà spiacevole dire: cari soci, sapete, abbiamo preparato questa attività che doveva finanziare l'interesse generale e ci abbiamo anche rimesso. E questo sarà brutto, non per voi, eh. Allora, un argomento che avevamo trattato, adesso qui si è parlato molto di cofinanziamento, questo è l'ultimo, poi ci lasciamo e poi ripeto, ci saranno altre occasioni. Allora, molte organizzazioni, soprattutto alcune un po' più piccole, meno strutturate, eccetera, hanno spesso trasferimento di fondi. Il trasferimento di fondi di missionari, erogazioni liberali, eccetera. Quindi, dove non esiste una rendicontazione, dove non esiste un obbligo di rendicontazione se non un obbligo, chiamiamolo così, un vincolo morale verso i donatori. In questo caso, la parte dei costi, quindi ben chiaro che siano erogazioni liberali per quanto riguarda i proventi, per quanto riguarda i costi, quindi il trasferimento, non so, per la costruzione del pozzo. Dove si è fatta una raccolta in termini di costi, visto che si parla di natura del costo, dove vengono riclassificati Nel come costi? momento in cui il missionario dice: ne abbiamo fatto tanto di materiale e tanto di lavoro, ci fidiamo del missionario come ci fidiamo del contabile di Tommaso che ci dice che fa la contabilità. Sì, però al di là della fiducia, in ogni caso voglio dire, io potrei sostenere dei costi del personale, con quel contributo, dei costi di personale, piuttosto dei costi di attrezzature, materiale di consumo, quindi non avrò la possibilità di riportare il contributo, il trasferimento di questi fondi, non so, di 10.000 euro, ripartendolo per natura. Quindi in questo caso. Dunque, la natura la devo ripartire io. Il problema della documentazione delle spese in luoghi dove le controparti contabili non mi possono dare di più che un fogliettino, oppure nemmeno quello è un problema che rimane. Questo è il problema di sempre. Allora cosa faccio? Chiedo di farmi la rendicontazione, chiedo al mio responsabile di progetto di firmarmi la rendicontazione. E allego la rendicontazione. È chiaro che questo riguarda qualche paese, sperabile non riguardi l'Austria, la Germania oppure la Francia. Il problema è anche perché tu parli di tipologia natura, io poi ho il problema delle pezze giustificative, perché la registrazione per natura va fatta sul documento contabile. Il documento contabile è una pezza giustificativa. Quando io lo trasferisco al missionario,
il documento contabile del missionario cos'è? Il trasferimento, basta. Però posso sempre, se io decido di trasferirlo, posso sempre trattarlo come erogazione finanziaria. Cioè io dico, io non vado a rendicontare per natura, io lo registro negli oneri di interesse generale al punto 4, scusate, negli oneri di interesse generale, in altri oneri diversi di gestione, io metto erogazione finanziaria per trasferimenti. Io posso anche aggiungere un punto 9, sì. Nel senso che io lo posso dettagliare. È chiaro se questa cosa rappresenta l'80% del bilancio o no, ma il fatto che io lo dettagli e lo dichiari in relazione di missione mi dà il rendiconto. Bene, allora ci sono altre domande, comunque vi rispondo. Allora, intanto grazie Alessandro, grazie, so che devi scappare, che stai scappando, grazie, grazie. Alessandro. Grazie a voi tutti, grazie. Bene, ciao. Allora abbiamo dato un po' il tempo, allora alle domande comunque risponderemo per mail, così un po' per rassicurare coloro, anzi che... Poi spero che ci possa essere anche un'altra occasione di confronto, quindi su questo specifico argomento. Abbiamo cominciato giusto a toccare alcuni temi. Allora, grazie Tommaso, grazie Giampiero, grazie Fabrizio e grazie anche a Claudio, sempre qui, cioè che ci dà una mano su queste riflessioni. E niente, al prossimo webinar. Buon lavoro! Serio, grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Noi siamo sempre un po' invidiosi di quelli che fanno il lavoro serio e realizzano le cose quando noi parliamo e teorizziamo, è vero? Ciao, ma ci vogliono anche i teorici, perché se no non si va in pratica. Ciao a tutti. Grazie, ciao Mario, professore, salve.